Ciao Andrea, com'è andata la sessione di Compex? Bene. Beh, ma queste domande così a tradimento non va bene. Benissimo. Ciao ragazzi, ci avete chiesto tante cose, tante domande su come comportarsi dopo il lockdown. Queste sono le 5 domande più frequenti e più interessanti a cui io e Andrea risponderemo post lockdown. Pino Silver, per esempio, ci chiede: sto uscendo da lunedì anche se mi allenavo sul tapirulan. Uso da sempre la fascia cardio e Garmin. In questa settimana mi sto allenando soltanto guardando le zone, semplicemente Z2 e Z3 bassa. Tu come ti regoli con la fascia? Ah, devo già parlare io? Puoi parlare, sì. Allenamento con la fascia cardio lo sto facendo anche io, ma solamente per monitorare i battiti durante le corse. Ripeto, bisogna correre a sensazione e Z2, Z3 per voi triatleti a me non piace proprio come idea, perché alla fine andate sempre a tirare troppo. Quindi cercate di correre piano, cercate di correre facile i lenti, cercate di correre impegnati i medi e cercate di correre forte le ripetute. Da lì guardate dopo a fine allenamento, nel giro di un mese, due mesi, se i lenti e gli altri lavori corrispondono, cioè siamo migliorati. Quindi faccio un esempio stupido: a 4,30 giro a 140 battiti, tra un mese mi aspetto che a 4,30 di girare a 2, 3, 4 battiti in meno. Tutto lì. Quindi lo userei più che altro per monitorare i miglioramenti nel periodo. Non per avere la scusa di girare troppo forte i lenti o i medi. Cattivo, sono stato cattivo, però ahimè la penso così, ragazzi. Invece Ciccio Paolino dice: grazie per i suggerimenti, come al solito siete grandi. Sarebbe interessante una bella schedina come quella sulla preparazione della mezza maratona, magari sulla ripresa, distinguendo tra coloro che possono gareggiare appena possibile, quelli come me che invece aspetteranno fino ad ottobre. Cosa ne pensate? Allora, scheda post lockdown, ho deciso di non farla, di non dare, cioè di dare delle idee di allenamento, dopo sta lì a voi. Io credo che ogni atleta sia diverso dall'altro. Ogni atleta in questo periodo sta partendo da un punto diverso da un altro, quindi è stupido fare una tabella uguale per tutti, davvero non ci credo, non ci ho mai creduto. Gli unici consigli che vi posso dare è: non fate lavori con recupero da fermo, non fate lavori stando a guardare i ritmi. Preparatevi dei fartlek, delle variazioni, dei medi lineari, dei lunghetti, magari lunghetti dopo due settimane. Questo sì, anche lì da valutare quanti allenamenti di qualità fare in settimana, io direi in progressione anche quelli, la prima settimana proprio ad esagerare uno se non ne potete fare a meno, la seconda settimana due, terza settimana potremmo farne già due, dipende poi come siete abituati, più le salite, non lo so, dovete vedere un po' voi, è davvero difficile fare una tabella uguale per tutti, anzi direi impossibile. Già direi che tra me e Max, che siamo due atleti dallo stesso livello, dallo stesso volume di allenamenti, vedo che ci alleniamo praticamente in maniera diversa dall'età, dalle caratteristiche fisiche, quindi cerchiamo sempre di darvi delle idee e poi dovete cercare di inserirle voi come meglio pensate nella vostra programmazione. Continuerai comunque a dare il workout del mercoledì? Il workout del mercoledì? È una buona idea, cioè sono delle idee che dopo dovete inserire nel vostro allenamento, o meglio che io ritengo delle buone idee che magari già sto utilizzando e poi dovete vedere voi come inserirle. Poi c'è una bellissima domanda di GR che parla del post lockdown e chiede per esempio sulla possibilità riguardo agli esempi di andare sui 1000 metri in erba o 500 su sterrato sulle salite. Se ci facciamo guidare dal cardiofrequenzimetro restando su una certa zona di frequenza, oppure è meglio lavorare a sensazione? E soprattutto per i recuperi tra una serie e l'altra, che cosa consigliate? Allora, ripetute sull'erba, anche lì non stiamo a guardare i ritmi, dipende se avete l'erba tagliata, se avete l'erba un pochino più alta, se c'è una curva d'angolo, non state a guardare i ritmi su questi lavori.
magari se fate dei 500, dei 1000, cercate di farli al massimo con poco recupero. Quindi qua il recupero da fermo lo possiamo anche tenere, ma è davvero esiguo, 30 secondi, massimo 50 su 30 secondi sui 500 e massimo 50 secondi sui 1000, proprio per darvi l'idea del non recupero. O se no, meglio ancora, vi fate un minuto e mezzo di corsetta blanda intorno. Anche qui, fascia cardio, usatela. Sappiate che quindi questo qua sarà un vostro allenamento test. Quindi, esempio stupido, fate 7 volte i 1000 con recupero 1 minuto e 30 di corsetta, tenete sulla fascia, tra un mese lo riprovate e controlliamo quando, magari allo stesso orario, magari dopo un allenamento di corsa lenta. E poi potete controllare i battiti se sono diminuiti allo stesso ritmo oppure con gli stessi battiti avete aumentato il ritmo. Inoltre c'è una bellissima domanda di Steve Cabrera, che a me piace molto, che cosa ne pensi di abbinare la forza a corpo libero con l'elettrostimolazione? Forza corpo libero, forza con i pesi, diciamo che sono due mondi molto diversi. Forza corpo libero, io ho usato dei circuiti per tenerli molto più aerobici. Forza con i pesi, chi ha la fortuna di poterli fare, li faccia se ha una buona tecnica, ma se ha già i pesi in casa, credo che la buona tecnica per farli, può farli. In questo periodo esagererei, ovvero nel periodo di finalizzazione gare oppure nella preparazione delle gare, sulla mia persona avevo sempre paura di fare allenamenti di forza per poi fare schifo negli allenamenti, diciamo, importanti. In questo momento, primo, siamo, spero, abituati dal periodo di quarantena dove abbiamo fatto più forza. E poi comunque non abbiamo gare, non abbiamo allenamenti così fondamentali in questo periodo, quindi è giusto lavorare sulla forza. Infine la quinta domanda molto interessante è fatta da Michele che ci chiede, mi sono iscritto da poco e sono reduce da 6 mesi di stop tra infortuni e il tallone ancora non risolto e lockdown. Sicuramente domani farò 30 minuti molto lento con qualche minuto di stretching e esercizi di fisioterapia. La domanda che ci fa è, continuerò a fare ciò per almeno un mese aumentando i minuti e vedendo come il dolore, si evolve. Voi cosa ne pensate? Beh, praticamente la ripresa dopo l'infortunio, praticamente per tanti è stato un infortunio di 2 mesi questo. L'avevo già detto, stiamo attenti come ripartiamo, non ripartite a correre subito a cannone, non ripartite subito con alti volumi, alternate corse camminata svelta per dire. Io ho proposto degli allenamenti dove le prime volte facciamo solamente 3 o 4 minuti di corsa seguiti da 1 minuto, 2 minuti di camminata svelta per arrivare a un volume di 30 minuti. Sembra niente, ripeto, però non abbiamo fretta, quindi è anche giusto riprendere con calma, riprendere nella maniera corretta. L'idea che do è che se siamo stati fermi 2 mesi avremo bisogno di almeno un mese per rientrare ad avere dei buoni volumi e l'altro mese per rientrare ad avere la forma come ce l'avevamo pre-stop, diciamo. Quindi 2 mesi di fermo, 2 mesi almeno per riprendere la forma come prima, almeno. Grazie.